abbiamo un inviato d'eccezione e abbiamo un sacco di fan sulla rete, quindi vogliamo proprio farvelo vedere con Cinemax. Troppo giusti! Buonasera. Cioè, Jim Max, tu hai un seguito sulla rete incredibile. E non solo sulla rete. Dico, ne seguono in tanti, anche per strada, infatti, a casa. Menamme, vabbè. Senti, dove sei stato questa settimana? Al cinema sei stato, hai visto qualcosa, qualche film? Zero. Perdonami, G. Sì. Sei andato in un museo, qualcosa avevi fatto? Tu, cioè... Zero. Ho capito, ma se non hai fatto niente, cosa c'è? Sto a dire, zero, sono andato al museo a vedere la mostra su Renato Zero. Bellissima, Andrea, bellissima. Ti ho portato delle immagini, andiamo a vedere, guarda. Vedi? Macro, Roma, Museo d'Arte Contemporanea, la mostra su Renato Zero. Tu conosci Renatino? Ammazza. No? Grande. Allora, sono quattro stanze in realtà, è strutturata così, è un vero e proprio percorso, no? È il percorso della sua vita sia umana che artistica. Vedi, ci sono tutti i primi manifesti, questo è il primo 45 giri di Renatino, vedi, non basta, sai, in mezzo ai guai. Hai capito? E niente, poi insomma ci sono appunto queste quattro stanze, strutturato con tutti i suoi video più importanti, i suoi costumi di tutte le sue tournée. Meravigliosi, no? Meravigliosi. Una cosa incredibile, molto emozionante. Poi per i fan c'è tutto... è imperdibile proprio. Beh, anche ma anche per i non, specialmente per chi non lo conosce, perché veramente ci sono tutti i pezzi di storia della sua vita, vedi, anche poi si tratta anche tutta la parte del cinema, vedi, ad esempio Zero e Pasolini. Molto famoso l'incontro tra Zero e Fellini, quando Renato gli dice a Federì fammi lavorare e Fellini gli dice Renatino tu sei sprecato per cinema, tu sei sprecato, e invece Renato gli dice a Federì fammi lavorare, capito? E poi in realtà poi Federico lo fa lavorare in vari film. Poi c'è la stanza della mega proiezione, quindi ci sono tutti i video suoi, di tutte le sue tournée, tutti i testi dei suoi vecchi pezzi, il pupazzo di Night Before Christmas di Tim Burton, che lui gli ha dato la voce, no? Sì. Ha fatto il doppiaggio. E poi niente, dopo, alla fine di tutte le quattro stanze, quindi emozionatissimo e incredibile, c'è questo appunto finale con questo mega lavagnone dove tutti hanno lasciato la firma e io non potevo non lasciare la mia tag, insomma, per rappresentare Troppo Giusti. Gli ho lasciato un saluto. Grande. E quindi rimarremo insieme ai sorcini lì indelebili sul mega lavagnone. Vabbè, sei stato grandissimo, grazie. Grazie che hai lasciato la nostra firma. Grazie. E volevo invitare sia gli amanti di Renato e chi non lo conoscesse ad andare appunto a questa mostra che sta fino al 22 marzo al Macro di Roma. È vicino a Testaccio e io e Sabrina ci andremo insieme, che abitiamo, sì, vicine. Abitiamo vicine. Io quando ero piccola pregavo Gesù, scrivevo delle lettere a Gesù per proteggere la vita di Renato Zero. Vabbè, una vera sorcina. Abbiamo una vera sorcina in studio. Comunque era assolutamente un vero rivoluzionario, almeno dal punto di vista estetico. Guarda, lui era pure bandito dalla televisione, è stato comunque... un precursore, sì, esatto. Vero precursore. Infatti comunque è un fenomeno di costume della nostra storia. E per infatti cui... ci hanno fatto una mostra, grazie al cielo. Esatto. Io volevo ringraziare i nostri ospiti che sono stati qua con noi, quindi inizio da Fabio De Luigi che è in collegamento. Grazie Fabio, ricordo che il film di Alessandro Siani, con te protagonista anche, è al cinema tuttora, si accettano miracoli. E quindi ti andremo a vedere numerosi. Poi ringrazio Paolo Genovese che è il regista di Sei mai stata sulla luna, dove Sabrina è una delle protagoniste, che uscirà il 22, non mi sbaglio, giusto, il 22, di andarlo a vedere. Ringrazio Gabriele Niola. Ricordami il tuo nick sui 400calci.com. Jackie Lang, critico cinematografico. E ringrazio anche Massimo Gaudioso, e andremo a vedere prestissimo il tuo film. Facci sapere la data esatta, così presto, speriamo. Così almeno lo recensiremo insieme a Marco. E vabbè, grazie Marco, grazie G. E noi vogliamo lasciarvi con un ricordo molto importante, insomma, un filmato del 1978 che racconta un Pino Daniele giovanissimo, insomma, visto molto poco, forse è stata la prima apparizione televisiva, sì, di Pino Daniele. Giusto, se non sì, forse, sì, una non delle prime apparizioni in Rai televisive di Pino Daniele. Grazie per averci seguito, seguiteci sui nostri social, noi ci vediamo settimana prossima. Troppo Giusti. Tu sei stato definito, scusami perché io di musica leggera poi non è che me ne intenda moltissimo, ma si parlava, se non mi sbaglio, di un genere Naples Power, non so, cioè di una specie di gemellaggio artistico tra
Napoli, Harlem, di cui tu sei l'esponente, forse... no? Cioè, no, ci puoi spiegare un pochino a me? Vorrei dire questo, sì, forse è possibile questa cosa, questo gemellaggio tra Napoli ed Harlem per un fatto di spirito, no? Cioè, siamo molto vicini ai negri per un fatto proprio di ambiente, di sofferenza, eccetera. Però oggi come oggi, cioè, mi accorgo che abbiamo con i negri solamente lo spirito, cioè lo spirito di un popolo che è rimasto un po' fuori, no? Cioè un popolo del sud che è un po' diverso da quello del nord, no? Tu infatti hai composto anche una canzone che credo sia stata la prima che ti ha dato un vero successo, ecco, no? Che calore. Sta un po' a non etichettare questo sud come un fatto di sole, di caldo, di cose. Quindi io vorrei fartela ascoltare un attimo. Sentiamola. Calore come cacio sole, se mi sei giusto in capo ci fa fatica. Che calore, sto tutta surata, meglio che l'uomo, ma non ci sta niente a fare. Mo amore, questo calore non mi fida più, sto un canazzo peso un'ora, e si mi arraggio non fatica più.